Sportivi. Buonasera e bentrovati. 20 e 6 minuti riprendiamo il discorso interrotto ieri sera subito dopo la vittoria del Napoli sul campo dell'Union Berlino, l'Olympia Stadion, dato in prestito per gli impegni di Champions League all'Union dall'Hertha Berlino. Vittoria sofferta e facciamo subito una considerazione, ragazzi, a prescindere dalla competizione europea, a maggior ragione se si gioca in Champions League dove in palio ci sono sempre tanti soldi in caso di vittoria ma anche di pareggi, e è sempre difficile riuscire a spuntarla. Lo ha dimostrato in questo girone il Real Madrid vincendo all'ultimo secondo contro l'Union Berlino dopo una serie di rimpalli favorevoli, lo ha dimostrato il Napoli, le difficoltà per centrare la vittoria in terra portoghese contro lo Sporting Braga, e ieri il copione si è ripetuto. È stata battaglia cruenta. Oggi un mio amico, un grande ex tennista, Giancarlo Petrazzuolo, oggi tra i coach più importanti a livello nazionale, mi diceva indipendentemente dallo sport che si pratichi, quando c'è battaglia, c'è fierezza di fare la battaglia e voglia di combattere, si è sempre salvi. Poi naturalmente le partite le possono decidere i singoli, e poi le prestazioni con la fiducia, con il lavoro tattico, il lavoro, ecco, questo è importante. Quando si lavora con un calendario così fitto di impegni, pochissimo, e lo si vede. Quindi, avendo visto le difficoltà del Napoli contro la Fiorentina e non essendo passato troppo tempo da quel Napoli-Fiorentina, era veramente difficile poter sperare o ipotizzare, immaginare un Napoli dominante e bello sul campo dell'Union Berlino. Però è arrivata la vittoria, e come è arrivata? Con una prodezza di Raspadori su imbeccata di Kvaratskhelia. Quindi prendiamoci i tre punti d'oro, da qui si riparta, lo farà, lo sta già facendo Rudy Garcia, in direzione del Milan, altro test molto probante e indicativo in programma domenica sera. Queste subito le mie personali valutazioni, che conteranno poco perché i protagonisti di Linea Calcio siete voi e Ferruccio Fiorito, che è il nostro ospite. Ciao Ferro! Ciao Silver, buonasera a te, a quanti da casa ci stanno seguendo. Sì, io concordo con quanto tu hai detto, va aggiunto che è stato un Napoli certamente non spettacolare, ma un Napoli che vince, un Napoli che è riuscito a vincere su un campo difficile. È vero che veniva da diverse sconfitte consecutive, mi sembra 8, e col Napoli è stata la nona sconfitta, però comunque ha vinto in Germania, in un campionato di altissimo livello, contro una squadra che è stata costruita certamente per non perdere 9 partite di fila. Quindi un Napoli che dimostra di saper soffrire, di riuscire a vincere anche le cosiddette partite sporche, perché poi ieri è stata una partita sporca, e ci sono però delle note positive, per esempio su tutti Nathan, al di là di quell'intervento spettacolare all'Alessandro Nesta, se vogliamo fare un paragone illustre con un giocatore forte del passato, si dimostra sempre di più un calciatore che è pronto e solido per giocare nel campionato di Serie A. Molto bene anche Rachmani. Una certa sicurezza l'ha data anche Meret dopo qualche svarione nelle partite di qualche tempo fa. E poi, Meret è stato determinante a Verona. Assolutamente, assolutamente. Però il Verona, insomma, abbiamo visto che cioè noi temevamo che il Verona fosse talmente poca cosa che abbiamo sottovalutato la vittoria di Napoli, che però si è confermato contro lo Union Berlino, e credo che la chiusura del cerchio l'avremo contro il Milan. Se riusciremo a fare il risultato contro il Milan, che è una delle favorite alla vittoria finale, allora credo che, a parte siamo tutti lì, a parte che l'Inter giocherà in casa con la Roma e la tradizione della Roma a Milano è una tradizione favorevole, potremmo domenica sera ritrovarci piacevolmente molto vicini alla vetta, nonostante in un inizio che ha suscitato non poche critiche da parte di noi tifosi, da parte anche della stampa e insomma di gli osservatori. Bene, andiamo al telefono, c'è subito un telespettatore in attesa. Pronto? Pronto, buonasera, Antonio da Napoli. Ciao Antonio, ben trovato. Buonasera Silver. Volevo dirti, se Napoli vince 1-0 in Germania, critichiamo perché non ha giocato bene, perché è vero, non ha giocato bene, però il nostro motto era vincere, e noi abbiamo vinto. Se l'avesse fatto un'altra squadra, l'avremmo criticata lo stesso, cioè vincendo una partita di Champions, diciamo mettendo in casa 3 punti per qualificarci e per passare il girone. Poi critichiamo sempre Garcia. A me l'unica critica che posso fare a Garcia è che non è una persona, è molto molto presuntuoso nelle sue interviste. Questa è l'unica
lo vedo troppo presuntuoso nei riguardi della stampa, cioè presuntuoso nei riguardi della stampa e nei riguardi di chiunque gli faccia una domanda. D'accordo? Ok, Antonio, prendiamo atto del tuo parere e andiamo subito a fare le considerazioni. Allora, ho visto di peggio. Ciao, grazie. Abbiamo visto di peggio. Abbiamo visto vincere partite in maniera veramente immeritata, ma a noi interessa poco degli altri. La premessa nostra l'abbiamo fatta in apertura. Io mi prendo la vittoria a livello europeo, soprattutto se in Champions League, soprattutto se è una vittoria che ti consentirà nella prossima in casa al Maradona, proprio contro i tedeschi, di ipotecare, se non centrare, il passaggio agli ottavi di finale di Champions. Sapete che cosa significa? Dovesse arrivare il pass in anticipo, con due giornate d'anticipo rispetto alla chiusura del girone, un bel vantaggio, anche la possibilità per una squadra che finora ha lavorato poco dal punto di vista tattico, vuoi perché forse Garcia ha queste abitudini, vuoi perché di tempo per lavorare ce n'è stato poco. Ecco, una qualificazione anticipata consentirebbe una maggiore concentrazione e anche più tempo a disposizione per migliorare. Sì, poi credo che quanto diceva il tifoso possa interessare fino a un certo punto tutti quanti noi, perché che Garcia non sia simpatico e sia presuntuoso a noi non deve interessare, perché sono tanti gli allenatori non simpatici e non molto presuntuosi. Non dobbiamo uscirci insieme. Io quello che mi auguro e auspico per il futuro è che Garcia cambi sempre meno quelle che sono le caratteristiche di questa squadra, stravolga sempre di meno quello che è il modo di giocare del Napoli, si avvicini sempre di più a quello che è stato il Napoli dello scorso anno, perché poi sono queste le critiche che vengono mosse da parte della stampa, lo hanno fatto giornali quotidiani autorevoli, ricordando che il Napoli dello scorso anno, però quello era un altro Napoli, cioè le stagioni sono diverse l'una dall'altra, al di là di quelli che sono gli elementi che sono andati via, è sempre difficile ripetersi. Quindi auguriamoci che al di là se si giochi bene o si giochi male, noi speriamo che si giochi sempre meglio, ma soprattutto che si continui a vincere. Al telefono ancora, pronto? Ah, no, aspetta, su Garcia, arrogante, poco simpatico, prepotente, poco disposto al dialogo con la stampa in un certo modo, non è così. Ci è rimasto molto male per le critiche eccessive seguite a Napoli-Fiorentina, però il mister deve accettare la situazione, così come è ingiusto nei confronti della stampa, di chi ha raccontato fatti reali, mettere in discussione l'incontro tra De Laurentiis e Antonio Conte, quando lo stesso presidente alla Luis in un incontro con studenti, quindi pubblico, aveva di fatto delegittimato l'allenatore. Quindi io direi, da una parte ecco, c'è questa ricerca... Anche Conte l'ha confermato. E anche Conte l'ha confermato. Ci sentiamo spesso, abbiamo fatto una vacanza di una settimana insieme. Non c'è, ecco, ha detto che mi piacerebbe allenare il Napoli, però cominciando dall'inizio. Quindi insomma che ci sia un certo feeling fra De Laurentiis e Conte, questo è un dato certo. E allora, al telefono ancora. Pronto, buonasera. Buonasera, caro Luigi. Al tuo collega di fronte. Sì. Senta, io voglio dire una cosa. Da lei, quindi ma da quanti anni che ho stato arbitra? Te lo dico io, Luigi, perché in Serie C, quando il Napoli era in Serie C, uno degli emergenti era orsato. Allora ti dico una cosa, ma qui hanno fatto fuori arbitri che hanno sbagliato una minima partita. Questo ne ha di tutti i colori. Poi hanno messo a Mariani al VAR, quando poi l'ha fatta una cosa a Genova, uno schifo che non ha in mani di cose, il Pulisic non l'ha visto quel VAR. E allora stiamo attenti, perché io ti ho sempre detto che io degli arbitri non ho fiducia, non voglio dire quella parola, tu lo sai già che voglio dire. Quindi sì. La Juve ha vinto con l'autorete domenica, noi abbiamo vinto con un gol normale. Non c'è da criticare nessuno, perché se i Rumendini hanno il cosiddetto culo per vincere quella partita, noi abbiamo vinto col sudore e nessuno ci deve criticare, nemmeno quei signorini che stanno lì alla sette, quelli sono tutti gentaglia. No, Luigi, no. Quello è il problema. Perché? Non devi offendere. Guardiamo di più a noi. Guardiamo in casa nostra. Concentriamoci in casa nostra, sui fatti di casa nostra. Le cose stanno anche cambiando. A me piace, ne parlavo prima con Ferruccio, non è una cosa banale il nuovo corso
inaugurato anche dalla società della Juventus, perché il fatto che già l'insediamento di un presidente tecnico come Ferrero, che nel momento in cui si insedia dice chiaramente faremo le nostre battaglie legali, ma senza arroganza. Già quello mi sembrò una rottura con il recentissimo passato. La decisione ieri di Elkan, in controtendenza rispetto alle battaglie decennali portate avanti dal cugino, di non fare più ricorso per lo scudetto del 2006, di chiuderla con Calciopoli, ammettendo di fatto che quella è stata una pagina bruttissima della storia del calcio, anche quello fa bene. Il 38 noi ci siamo battuti perché? Semplicemente perché è qualcosa che va contro regole, legge e sentenze. Questa cosa, ecco, questa decisione della Juventus rende la Juventus non più simpatica e difficile. Non esageriamo. Non esageriamo, ma sicuramente più accettabile, perché più lecita, più lecita. Ho aperto e chiudo subito parentesi, concentriamoci sulle cose. Assolutamente, guardiamo i fatti di casa nostra, perché poi a volte per pensare agli altri ci distraiamo da quelli che sono i nostri problemi e poi diamo adito alle altre tifoserie e anche a parte della stampa delle altre squadre di criticarci, perché invece di pensare ai fatti nostri pensiamo ai fatti degli altri. Quindi il pensiero nostro su certe squadre lo abbiamo manifestato. Ora però concentriamoci sul Napoli, che deve giocare domenica sera al Maradona, una partita importantissima, fondamentale. Arbitro orsato, con Mariani al VAR. Sì, ma allora io sicuramente credo che ci siano degli episodi nel corso degli anni che hanno visto protagonista in negativo in Napoli che non sono mai stati chiariti. Questo è certo. Però poi andare a dare esclusivamente la responsabilità di certe sconfitte, soprattutto negli ultimi tempi, no, agli arbitri, no, però in tanti lo fanno e questo credo che sia poi anche un problema di vittimismo e provincialismo. Delle cose epocali. Ci sono delle cose epocali, infatti, ma mai chiarite. Mai chiarite, perché non saranno mai chiarite, perché c'erano interessi troppo grandi. Poi per il resto, ragazzi, che arbitri Orsato ci può stare. Assolutamente. Qualcuno ricordava anche tra i colleghi Orsato non solo arbitro di Inter-Juventus ma anche del Napoli-Milan, in cui fu annullato un gol regolare, non fu concesso calcio di rigore per fallo di Tomori nettissimo su Osimhen, e poi il Milan vinse con gol di Giroud. E il Milan da lì sotto la curva A fece la sua cavalcata, una semi girata con il sì. Vabbè, però ragazzi, direi che questo è l'ultimo dei problemi per Napoli-Milan. Io vedo altre cose, cioè mi aspetto una prestazione che sia e ne sono convinto che il Napoli la farà, perché questa squadra è molto forte. Ribadisco un concetto che è la mia personale speranza e quello che mi rinfranca. Questo è un gruppo giovane, è un gruppo che ha vinto, è un gruppo che dovesse recuperare consapevolezza della propria forza, sarebbero guai per gli altri, ma è anche un gruppo sano, onesto e orgoglioso. Che non scommette. Che non scommette, questo è chiaro, che scommette su se stesso, nel senso sulle proprie forze. L'orgoglio, la voglia di dimostrare a tutti quanti che c'è della qualità, quindi di dimostrarlo a se stessi, all'allenatore, ai tifosi, e questo mi fa... Noi per esempio domenica abbiamo dei problemi atavici, storici. Pioli da sempre, dai tempi di Mazzarri, ci ha messo in difficoltà dai tempi del Bologna, quindi è uno che conosce bene la piazza di Napoli e si è sempre documentato e aggiornato sul modo di giocare a Napoli. Ma soprattutto abbiamo il problema Leao, che anche Spalletti, un grande maestro di calcio, un grandissimo allenatore, si è fatto fregare in tre partite. Quindi io voglio sperare che almeno queste partite col Milan Garcia le abbia viste o se le vada a vedere. Almeno queste se le vada a vedere, per evitare che Garcia abbia... Sai cosa ha fatto Garcia? Ha rifiutato di vedere le cose belle della scorsa stagione, ha detto vediamo solo quelle brutte. Il tema è molto interessante, che partita farà il Milan? Quando il Milan quest'anno ha provato a fare la partita con l'Inter e con la Juventus, le ha prese di brutto, con l'Inter ha preso proprio la goleada, con la Juventus poteva anche non perdere. Ha giocato meglio della Juve, diciamoci. Ha giocato meglio della Juve, non è che ci voglia tanto. No, assolutamente. Però, con il Napoli, lo scorso anno ha vinto tre partite stando sul Napoli. Con un grande Tonali a centrocampo che dettava i tempi. Ora Tonali è un problema. Scommetto, sai, che senza Tonali sarà un'altra partita. Credo, d'accordo? Sì. No, non so, credo che il Milan verrà a fare la stessa partita dello scorso anno.
Non lo so. Io penso che quest'anno Pioli sappia che non gli può andare sempre bene. Credo che qualcosa dovrà cambiare e soprattutto Garcia non si è ancora capito come vuole far giocare il Napoli. Questo potrebbe essere un vantaggio per noi. Anche perché noi stiamo giocando quei 30 metri più basso che secondo me in questo momento ci creano non poche difficoltà. Questo è il problema. Dobbiamo un attimo cercare di accorciare i reparti. E giocare perché poi il Napoli si allunga troppo. Devo dire che l'anno scorso il Napoli più bello paradossalmente sbocciò durante l'assenza di Osimhen. È vero. Nel primo periodo. Vincemmo 7 partite di fila. Ma poi come? In casa dell'Ajax, in casa dei Rangers di Glasgow con un super Raspadori. Chissà, insomma, che questo trend positivo non... Beh, due già l'abbiamo vinti. Non abbia a continuare proprio contro il Milan. Domenica si è partita con un notevole livello di difficoltà. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Silvio, sono Corrado. Ciao Corrado, ben trovato. Senti, volevo fare un'osservazione sulla trasmissione di ieri. Sì. Per quanto riguarda i disordini che ci sono stati in tribuna stampa. Sì. Perché oltre ai tifosi del posto, noi abbiamo anche la Domenica Sportiva che è contro il Napoli. A prescindere che tutte le partite del Napoli, escluse quelle che si fanno alle 21 di sera, si vedono come ultima partita del programma della Domenica Sportiva. Sì. E anche ieri è stata l'ultima, quasi a 1 di notte, si è visto. E il commento di chi guidava la trasmissione è stato: i tifosi del Napoli hanno creato problemi con i tifosi dell'altra squadra e ci sono stati problemi in tribuna stampa. Finito. Quindi causa non effetto. Non hanno detto più niente. Causa per effetto. Cui, sono come dire, tifosi al contro il Napoli, non saprei come definirli, però è un fatto che potete verificare vedendo sulla trasmissione di Rai. Sul Rai Play. Rai Play, esatto, mi sfuggiva. È assurdo, perché io se fossi in De Laurentiis non farei più partecipare i giocatori alle interviste televisive, visto che siamo trattati così. Tutto qua. Corrado, io ti ringrazio molto per questa testimonianza, ma non avevamo dubbi. Io ci metto una cosa, non ci metto neanche, sto per dire una cosa forse forte, non ci metto la volontà di andare oltre, di evadere il racconto reale dei fatti. Io ci metto la scarsa conoscenza dei fatti e la scarsa voglia, lo scarso desiderio di approfondire i fatti, che non lo so se è più grave. Sai cos'è? Io capisco anche i siti, la stampa, le radio, che devono con il loro racconto fare del sensazionalismo. Allora fa molto più notizia vedere un imbecille, lo posso dire, come quel tifoso veronese con gli occhiali di, penso, oltre 60 anni, che probabilmente avrà dei figli grandi, avrà a casa altro a cui pensare, che si scagliava anche contro Italia, mi ha raccontato sì. Prima a microfoni spenti, e contro altri colleghi, sputando, lanciando oggetti e via dicendo. Quindi, insomma, di queste persone credo che non abbiamo bisogno. E probabilmente ignorare questa gente senza dare loro pubblicità servirebbe forse per il futuro, evitare che si possano ripetere questi fatti, che poi accadono sempre negli stessi posti. Guarda caso, poi questi signori non vengono in trasferta al Maradona, se ne guardano bene. Sono... è meglio che sì, non però vengano. Credo che il Maradona sia uno degli stati più sicuri che ci sono in circolazione. E mi è dispiaciuto molto leggere che la società dello Union Berlino ha messo in guardia i propri tifosi dalla trasferta napoletana. Io dico che possono stare tranquilli, qua non accade nulla, non è mai accaduto nulla, qualche volta si è risposto alle provocazioni, ma al di fuori dello stadio. Dentro lo stadio, a memoria, non ricordo negli ultimi anni che sia successo qualcosa. Correggimi se sbaglio. No, è così. Al telefono, poi andiamo in pubblicità. Pronto? Ciao Silvio, Francesco da Torre del Greco. Benvenuto Francesco, ti ascoltiamo. Ciao ragazzi, ma di cosa parliamo? Queste cose sono sempre accadute. Io sono andato a vedere il Napoli per 30 anni, per tutte le trasferte, in tutti gli stati italiani ed esteri. Però tu stavi nel settore dedicato ai tifosi del Napoli, immagino. Sì, è grave che accada in tribuna stampa, luogo ma di lavoro. Cose sono sempre accadute. Sono sempre accaduti, ma sempre solo, gli che prima, solo che prima non c'erano i social. Quindi sei d'accordo con me, non facciamo pubblicità. Esatto, non bisogna fare pubblicità. La stessa cosa, scusami se metto a paragone, che la TV fa purtroppo, che è un mezzo di grossa informazione,
fa vedere troppe persone che maltrattano le donne, uccisioni. Allora, se uno già ha dei grossi problemi e vede tutte queste situazioni, lo può anche subire una cosa contro, cioè nel senso che può fare queste determinate cose brutte, ok? Ora parliamo di altre cose, parliamo di calcio. Ieri è stata importante la vittoria, però sì, sinceramente abbiamo giocato proprio una bruttissima partita. È stata una brutta partita, è stata complessivamente una brutta partita. Una bruttissima partita sia da parte nostra che da parte loro. Mi aspettavo qualcosa in più da questo Berlino, una squadra molto fallosa. Però il Napoli Silver lo vedo una squadra proprio diversa. Ovviamente non siamo più quelli dell'anno scorso, cioè, la cosa è chiara a tutti noi. Però se mi sarei aspettato una partita, come ti devo dire, un pochettino, cioè, noi non abbiamo fatto dire in botta, cioè, è chiaro. E poi, a parte che la Spadoria ha fatto un bel gol su assist di Chiara, sì. Però sinceramente io avrei visto più Simeone. Se Simeone non gioca neanche quando è infortunato Osimhen, ma quando giocherà sto Simeone? Allora dico io, se hai avuto, cioè, quello che penso io, sì, certo. Hai avuto, diciamo, non lo so chi te l'ha detto che la Spadoria deve giocare per forza, che l'abbiamo visto, no? Però forse è quella la gerarchia. La Spadoria titolare dopo Osimhen. E allora cambia modulo, Silver. Fammi vedere qualcosa di tuo. Ok, fammi vedere qualcosa di tuo. Guarda, cioè, Francesco, poi ti devo salutare perché abbiamo la pubblicità. Sì, dimmi. Ieri veramente Raspadori ha fatto tutto quello che poteva fare. Il sì, problema ma qual è? Il ragazzo ci mette l'impegno, Scusami, il ragazzo è forte. No, allora, due cose. La prima è la gerarchia. Allora, basta fare un ragionamento che faceva lunedì sera a Montervino in trasmissione da noi. Quando la domenica gli è stato chiesto, ma anche Osimhen chi giocherà? Cioè prima della trasmissione di domenica, quindi prima di conoscere le formazioni ufficiali. Gioca Simeone? No, ragazzi. Gioca Raspadori, ma sapete perché? È talmente facile. Lo ha provato Mezzala, lo ha provato perfino in mezzo al campo, lo ha provato a destra, lo ha provato a sinistra, lo ha provato trequartista, manca Osimhen. Gioca Raspadori. E Raspadori ha giocato contro il Verona, quindi nonostante fosse più stanco di Simeone l'ha messo in campo, quindi è chiarissima la gerarchia. Esatto, non c'è dubbio. Il cerchio si chiude. Il problema di ieri qual è, Francesco? C'è Raspadori. Raspadori è bravissimo. Ma è bravissimo. No, fammi completare. È bravissimo a venire incontro, ad aprire gli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. E ne abbiamo bisogno in questo momento. Ma scusami, siamo scollati come le parti. Bravissimo. Nessuno sostiene l'azione di Raspadori, che sta solo lì davanti a fare sportellate e può sembrarti piccolo, ma in realtà è un torello, è uno molto forte, che riesce anche a difendersi bene, da difensori anche di stazza, ma è da solo, è pochissima, avrebbe fatto lo stesso Simeone, senza problemi. Sì, perché purtroppo, ovviamente, come hai detto tu, in questo momento il ragazzo non viene accompagnato dai centrocampisti. Lui se la cerca l'occasione. È successo così a Berlino, perché invece a Verona, è vero, tu dirai, sì, bisogna dire, il Verona è diverso dall'Union Berlino. Sì, è diverso, sì. Perché l'Union Berlino, comunque, ragazzi, lo scorso anno stava per vincere la Bundesliga, Sì. Poi ha perso all'ultimo. Poi ha perso comunque, alla fine. Vabbè. Comunque sì, ti saluto, spero solo che domenica, a parte perché il risultato io non lo guardo, sì. Vorrei vedere una bella prestazione della squadra. Speriamo, okay? O a parte il risultato, quello che succede. A me basta vedere una bella prestazione della mia squadra, poi si vince, si perde o si pareggia e a posto. Ok? Beh. Ti ringrazio, buona serata. Ciao Francesco. Buon lavoro. Anche tu, no? No. Io preferisco vedere il Napoli che vince, piuttosto che gioca bene. È ovvio, se posso scegliere giocare bene e vincere, va così. Però la priorità è la vittoria, non scherziamo. E ieri l'abbiamo visto con Sarri, che frustrazione vincere, cioè giocare bene e poi... Tu mi fai la premessa sui fatti epocali, però. E quello è stato un fatto epocale. Certo. Lo sgraffignamento, perché quel Napoli lì veramente... C'erano 38 buone ragioni per... anche di più, in quel caso lì anche di più. Dobbiamo fermarci, break pubblicitario e poi ripartiamo.
Torniamo in diretta, sono le 20:33 minuti e sì. Mercoledì, come ogni mercoledì, l'appuntamento in prima serata è con Punto Centrale. Tony Iavarone e i suoi ospiti per approfondire i temi dell'attualità cittadina e non solo. E c'è tanto da dire. C'è tantissimo città, da dire. Per chi vive la città un'ora non basta, secondo me. No, ma infatti un'ora a settimana, un'ora è quasi due ore forse a settimana. Io ne farei tre al giorno, poi il problema di Napoli. Lo so, poi bisogna stravolgere il palinsesto. Però poi Tony ha da fare anche altre cose. Il telegiornale, poi se la prenderebbero anche i nostri telespettatori che vogliono parlare del Napoli. Assolutamente. Al telefono, e anche là c'è tanto da dire. Infatti proviamo a farlo. Chi c'è al telefono? Pronto? Siete Giove. Sì, carissimo, ciao. No, senti, voglio dire un attimo il discorso di ieri sera. Sì. Allora, quando hai chiesto ai noi tifosi i voti in pagella, allora, siccome sono stato comandato il messaggio, avevo dato 8 anni e pare che abbia dato un voto scandaloso per qualche collega. A chi? A chi? A Nathan, ho dato 8. Hai dato 8? E a qualche collega. Senti, non lo studio perché un po' esagerato. No, sai che discorso si faceva? E io condivido, Gaetano, una partita così, che vinci in quel modo a Berlino, molto importante senz'altro, però sai, secondo me il voto più alto in una partita così è 7, e 7 e mezzo volendolo dare a Kvaratskhelia. Allora, la pagella come l'avrei fatta io? Avrei dato senz'altro 7 a Kvaratskhelia, 6 e mezzo a Raspadori per il gol, 6 e mezzo a Nathan, cioè abbassando sostanzialmente. Ma perché il livello è stato basso? Perché ieri. Il livello è stato basso, altrimenti è chiaro che nell'euforia di una vittoria tu chiami e dai 8 a Nathan, ci sta, perché Nathan ha fatto una buona partita e perché tu sei contento, sei un tifoso, però io avrei. Condividendo la tua valutazione positiva di Nathan, avrei abbassato complessivamente i voti a tutta la squadra. Ma io quando do il voto a un calciatore, sì. Allora io faccio più di una valutazione oltre alla partita che sta facendo. Allora io ho ottenuto due situazioni, che prima di tutto sono due o tre partite, perché fino a poco fa era la riserva di Juan Jesus. Secondo, quando è venuto ha dovuto sopportare il carico di essere la rete di. Allora, vedendolo giocare con quell'impegno, perché per noi tifosi di tutto vale la maglia, e io ho visto Nathan veramente giocare della maglia, nuovo acquisto, come nuovo acquisto, sì. Allora è stato un voto che ha messo molti valori insieme ed era un 8 per me. Hai fatto benissimo, ma nessuno in studio ti ha detto Gaetano ha dato 8 a Nathan, no, ti ho spiegato soltanto il senso del ragionamento dello studio, hai capito? No. Poi per quanto riguarda il Garcia, tu lo sai, io anche ero solo critico con Garcia. Comunque ad oggi preferisco a lui a qualche altro allenatore che fa lo spagnolo in campo, tipo camicia e cravatte, che è talmente antipatico che non l'ho. Penso che hai capito di chi sto parlando. Come allenatore? No, io non... Chi ti riferisci? Come allenatore dei non colorati, che si toglie camicia e cravatte quando stai nel mondo. Domenica scorsa. Allegri! Bravo, che si è strappato le vesti di dosso. Io bravo. Ho rimosso quel nome. Perché io sarei già di lui. E vabbè, ti saluto. Che tal? Saluto, buona serata. Grazie, un abbraccio a te. Allora, Roberto da Villa Maria, sono d'accordo con il Milan. Sarà una bella battaglia, nonostante Garcia faremo una bella figura. Alfonso Longobardi, buonasera Silver, sono rimasto piacevolmente sorpreso quando nella trasmissione di lunedì sera hai ricordato la mia domanda fatta il venerdì sull'eventuale ruolo di Raspadori al posto di Lobotka. Sì, ci stava Alfonso, ma non era voler criticare il tuo punto di vista, è semplicemente il punto d'arrivo di una serie di esperimenti che sono incominciati a Castel di Sangro con il ragazzo Mezzala e finalmente... Per dirti, l'ha provato dovunque, ma secondo voi manca Osimhen? Non gioca Raspadori nella sua posizione, che è quella di centravanti, anche un po' atipico, diverso rispetto alle caratteristiche di Osimhen. Centravanti che sembra falso 9. Guardate che Raspadori è forte. Assolutamente. Ma poi quanti attaccanti fortissimi
di piccola statura abbiamo avuto. Ricordo Di Natale, ricordo Montiel, ovviamente parliamo di calciatori diversi come caratteristiche rispetto a Raspadori, però a Raspadori potenzialmente può diventare un ottimo numero 9, no? Un falso 9, un 9 a tutti con quelle con gli effetti. Caratteristiche. È un calciatore che ha sempre segnato e segna in partite importanti. Magari auguriamoci che domenica contro il Milan sia ancora lui a segnare. Magari, per ora il suo bottino personale parla di 5 gol in Champions League, 3 in campionato con la maglia del Napoli. Un saluto affettuosissimo all'ottimo Luca Cirillo di Radio Amore e di Area Napoli, sì. Sempre molto molto attento Luca, che ha una grande cultura, non solo calcistica, anche ragazzi... Il calcio. No, fanno una bellissima trasmissione. Una bellissima, con Donato Martucci, con Francesco Capodanno. A volte va anche Carlo Tarallo. Insomma, sono bravi, sono intelligenti, sono spiritosi. È un piacere ascoltarli. Poi vedi, cioè, non bisogna portare le conoscenze calcistiche nel mondo, bisogna portare la cultura nel mondo calcistico per arricchirlo. Dove ce n'è davvero poca. Dove ce n'è davvero poca, altrimenti poi si fa la fine di quegli elementi senza tratti umani. Che nella tribuna stampa del Bentegodi hanno combinato l'impossibile, per di più saltando da altro senza regolamentazione. Tu pensa se fosse accaduto al Maradona. Immagini. La CNN avrebbe aperto con questa notizia e dopo parlava di Israele. Prima parlava di noi e poi dopo di Israele. È vero. È così. Al telefono, pronto? Aspetta. Ernesto Cardenio scrive: sì, 7,5 Politano, un regalo fatto da te. No, io ieri non ho dato voti. Ernesto, ma davvero contestiamo anche i voti qua? Sì, vabbè. No, ma io credo insomma che non... voti dati dai tifosi peraltro, cioè vabbè. Neanche la pagella può passare, io capisco, faccio fatica a capirlo, però se la fa un giornalista diventa argomento di discussione, perché c'è la curiosità di dire ma come l'ha vista la partita questo qui. Ma se non passa neanche il voto del tifoso dopo una vittoria in Champions League, io ci pensavo ieri sera, non è una vittoria, è una vittoria in Champions League, cioè nel massimo scenario continentale. Poi siamo d'accordo tutti che la partita è stata bruttissima, che nel primo tempo il Napoli non è riuscito a fare 3 passaggi di fila. Ho amici che sono addormentati davanti al televisore, me l'hanno confessato. È vero. Quindi questo... Il passaggio di Peppe Visone ieri, che diceva: pensate un po', lo scorso anno dopo le partite di Champions per l'euforia si faceva fatica a prendere sonno, ora ci stai dormendo. Però abbiamo vinto. E probabilmente abbiamo lanciato le basi per passare il turno, perché come tu dicevi prima, hai detto niente. Basta, abbiamo vinto col Braga e abbiamo vinto con lo Union in trasferta. Se bissiamo queste vittorie anche al Maradona, siamo qualificati. Poi magari un inciampo del Real Madrid ci può stare, perché io non credo che lo Union le perda tutte, non credo che il Braga le perda tutte. Magari un inciampo proprio contro una delle squadre più forti del mondo, perché giocherà contro queste due squadre senza una alta concentrazione, ci può stare. Quindi è fondamentale per noi vincerle tutte e poi ci andiamo a giocare la qualificazione al Santiago Bernabeu. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Silvio, buonasera. Qualificazione in primo posto, intendo. Certo. Caro Felix, ben trovato. Allora, noi ieri sera ho provato, non l'ho presa. Allora, noi abbiamo giocato male, ed è vero. Ma hai visto quanti falli facevano quelli? Che Marcantonio che erano? Arbitro che non mi è piaciuto per niente. È arbitraggio internazionale. E poi, vincere in Coppa dei Campioni non è facile. Cerchiamo sempre il pelo nell'uovo. È vero che l'avvocato Pisano ha detto che l'anno scorso eravamo svegli e quest'anno ci addormentiamo. Sì, ma scusatemi, purtroppo bisogna accontentarsi. Raspadori, abbiamo, a parte Raspadori che è fortissimo, ma abbiamo un attacco atomico. Abbiamo quei 5 davanti, chi ce l'ha? Ma ti posso fare una domanda da tifoso? Tu sei d'accordo sulla gerarchia di Garcia, la gerarchia di quest'anno? Come no? Cioè, è giusto che ci sia Raspadori? 100%, Raspadori deve giocare. Anche io la vedo come te. E spero che domenica sia... Ma non che Simone non lo merita. Assolutamente. Ci mancherebbe. No. Abbiamo due grandissimi attaccanti. La gerarchia, secondo me, è giusta. Cioè, io per esempio l'ho sempre detto... che preferisco a Meret, che è un grandissimo portiere, Gollini. Il Gollini che ho conosciuto 3 anni fa, che mi sembrava un portiere di altissimo livello, poi ha avuto dei problemi. Però insomma abbiamo due grandi portieri, quindi poi la differenza è quindi, ad averli sempre questi problemi. Noi purtroppo, Silvio lo sa, io l'ho sempre detto,
noi dobbiamo ricordarci il nostro passato. Tolti i 5-6 anni di Maradona, che il primo anno rischiamo la Serie B, l'84. È vero. Perdemmo 3-1 per 1 la prima partita. Oh, i ventenni del nostro presidente, ma ci ha portato, non dico in capo al mondo, ma ci ha fatto giocare con Real Madrid, con Barcellona, sì, col Bayern, col PSG, con Liverpool, e le abbiamo suonate. Cosa cerchiamo dal nostro presidente? Presidente, va avanti così, si può sbagliare. Chi non lavora sbaglia, ma sei un mito, sei il Maradona dei presidenti. Addirittura. Ti sei fatto sentire anche alla FIGC là, hai fatto bene, e io mi ricordo sempre il motorino. Sì, senza casco. Non ti vogliono seguire, perché anche Verona, basterebbe che voi, tutti i presidenti, riuniti e dire, ragazzi, comportiamoci bene, tifiamo per la nostra squadra, non contro gli altri. No, ma basta non far entrare più questa gente negli stadi di tutto il mondo. Dovrebbero essere squalificati e punteggi tolti. Vedete che come finirebbero di insultarci. Silver, tu lo sai, 30 anni a Torino, ne ho mangiato fele. Ciao Felice, anche noi. Felice Felice. Meglio Felice. Ciao meglio Felice. Ciao. È emblematico quello che ha detto lunedì sera da noi in studio Marco Di Lello, che è ex parlamentare e presidente della Commissione Affari Economici. Peraltro Marco, che conosco, è tifoso del Napoli. Tifosissimo, della Federazione Italiana Gioco Calcio, quindi una commissione molto importante. Dice, la normativa c'è, perché la FIGC l'ha stabilita, l'ha messa a disposizione della Lega Calcio, di cui sono le responsabilità. Se arriva ancora dopo i fatti di Verona, dal giudice sportivo una multa di 15.000 euro al Verona, con tutti i referti che puntualmente vengono redatti e vengono inviati alla scrivania nello studio del giudice sportivo. Però io non sono d'accordo sulla responsabilità oggettiva, io non sono d'accordo per punire la società, io andrei a punire in maniera oggi li puoi prendere decisiva. Tutti, ci sono delle camere, tu lo prendi a quell'imbecille che ha sputato ai giornalisti, tutti i social. Peraltro brutto come la morte, quindi io mi sarei anche vergognato di farmi riprendere, l'avrei dato un daspo a vita, sì, in nessuno stadio, non con la società. Poi, per carità, magari vogliamo dire che il 70% di quella tifoseria, forse anche l'80%, ha un cervello... Però, scusami Ferro, se è così diffuso, e ti assicuro, ma che è molto diffuso in quella tifoseria, però, ma io non voglio prendere quella tifoseria, ne prendo una a caso. Prendiamo che una società... Società X, okay, che ha un'intera curva e ha altri due settori dello stadio, i cui atteggiamenti sono quelli... Allora tu però devi, Silver, devi chiudere un settore. Così diventi ostaggio di quella tifoseria. Dici, se tu non vuoi che io mi comporti in questo modo e quindi ti faccio chiudere il settore, ti faccio avere le multe, tu mi devi dare questo e questo. Allora io perciò tutte le società le terrei fuori da questi tipi di punizione, ma sarei irreprensibile nei confronti dei tifosi che non devono più entrare allo stadio. Cioè quel tifoso io non la farei più entrare da nessuna parte del mondo. E questa è la punizione, perché poi l'amante del calcio che sa che non viene punita la società, potrebbe essere anche divertente per lui punire la società, magari aveva chiesto qualcosa e non l'ha potuto avere, ma se lui sa che se viene beccato ad avere un comportamento del genere non potrà più entrare dalla settimana successiva in nessun stadio del mondo, io penso che sia questa la soluzione. Perché non si fa? E questa è la domanda. E allora ci fermiamo, break pubblicitario, poi ripartiamo. Eccoci qui, rientriamo in diretta 8 minuti alla fine di questo appuntamento serale. E 15 secondi. Voglio salutare una mia carissima amica Paola, straordinaria tifosa del Napoli, anzi ha veramente l'azzurro sulla pelle ed è una grande amica cui voglio molto bene. Ciao Paola e forza Napoli. Allora, vediamo un po' se possiamo andare al telefono. Attendo soltanto conferma dalla nostra regia, perché dovremmo avere il tenente colonnello dell'esercito Domenico. No, non ancora. Prima Luigi. Pronto? Pronto, buonasera. Ciao Luigi, ben trovato, buonasera a te. Volevo dire solo due cose. Sì. La prima cosa è che la federazione, se dà il daspo a quella persona, cosa guadagna? Niente. Quindi lei incassa di più.
prendendo i soldi dalle società, fregandosene poi che quella gente ormai sta sempre sui campi a rompere, perché tanto il DASPO non guadagna per niente. Senti, Luigi, detto questo, la cosa che mi preme di più, voglio salutare tuo nipote, che ha il tuo stesso nome, Luigi. Le cose stanno andando un po' meglio, stanno andando meglio. Ecco, questa è l'unica cosa che va veramente, cui veramente tengo. E visto che mio nipote è diventato anche lui un vostro affezionato, fagli gli auguri in diretta, di una prende condizione. Luigi, tantissimi auguri, te li Seconda facciamo. Cosa. Vai. Sulla partita, sì. Non è che il Real Madrid abbia fatto tanto bella figura con quelle due squadre. Di come è vero, è vero. Se non era per Bellingham, non vinceva. Io mi guardo la partita, poi preso dall'Anca, eccetera, non mi è piaciuto neanche a me il Napoli perché l'ho visto lento, eccetera. Però siccome io le registro le partite, dove non sono di guardare, il campo era un campo di grano, altro che grano, era una risaia, se avete fatto cosa. Quindi quei passaggi lenti erano anche al terreno di gioco, che non era tanto per la quale. Sì. E forse a Napoli saremo molto più veloci che non in quei campi. Comunque vi saluto e buona. Ho lasciato le partite, Lazio, eccetera, per assistere voi. Grazie. Comunque, buona trasmissione. Grazie, Luigi. E grazie per quello che ci donate. Un abbraccio a te e a tuo nipote Luigi, cui va un nostro grande in bocca al lupo e soprattutto l'invito a continuare a lottare. Allora, l'evento di cui parliamo tra pochissimo è la 20ª edizione della Flick Flock, sport, musica e solidarietà, che saranno protagonisti. Un villaggio sportivo. Esattamente, organizzato dalla Brigata Bersaglieri Garibaldi dell'esercito italiano e si terrà nei giorni che praticamente sono prossimi, 28 e 29 ottobre a Caserta, in piazza Carlo di Borbone, dinanzi alla Reggia, dove sarà allestito il grande villaggio Cremisi. Quindi, si corre, Bersaglieri, quindi insomma. Si corre, è una bellissima cosa. Noi abbiamo già parlato nel corso di mattinotto di questo evento, ma dovremmo avere al telefono il tenente colonnello Domenico, non ho capito? Ah, che non risponde al telefono. Vabbè. Sarà correndo anche lui. Sarà sì. Già correndo. Andrà di corsa. O non quindi. Avrà mai smesso di correre. O non avrà mai smesso di correre. Quindi, insomma. Però noi abbiamo comunque ricordato questo. Sì, evento. No, perché è la 20ª edizione. Quindi Brigata Bersaglieri Garibaldi e Flick Flock evento che magari proveremo anche a seguire il 28 e il 29 ottobre prossimi. Magari lì si fermerà il tenente colonnello. Invece chi deve continuare a correre è il Napoli. Il Napoli non può smettere. Col Milan deve correre, perché col Milan vincerà e chi terrà il ritmo più alto. Che anche questa è una cosa che io... Intanto lo sai chi ha parlato? Era sparito. Chi ha parlato? Era in Germania, ma non per motivi personali ha seguito altri tragitti e non è stato a Berlino. Mi tiene sulle spine. Osimhen. Ah, il fatto del pallone d'oro. Esatto, che oggi ha parlato su Twitch, una delle piattaforme social più seguite, dice sogno il pallone d'oro, sto bene a Napoli, che emozione il Maradona, e poi su Spalletti un genio. Un genio. Spalletti un genio. Beh, ma potrebbe mai dire il contrario. No. Anche Albertino Bigon a un certo punto rischiò di passare per genio quando vinse il secondo scudetto con Napoli. Ha vinto uno scudetto storico al Maradona. Anche se il secondo scudetto del Napoli fu un campionato diverso dal primo, il Napoli, per me il Napoli più bello... Quello che non lo vinse. È quello che non lo vinse l'anno dopo lo scudetto. Quella era una squadra... Spettacolare. Per tre quarti di stagione la squadra più bella in assoluta. Poi fagocitata dai suoi problemi, dalla rosa ridotta... E da un Milan che correva troppo. Sì, e soprattutto secondo me noi l'abbiamo vissuta, eravamo piccoli, però ricordiamo quella grande cavalcata del Napoli in quegli anni. Credo, giusto per aprire una parentesi, che eravamo troppo convinti di vincere lo scudetto e quindi poi lo perdemmo. Questo è stato uno dei motivi per i quali il Napoli, per mancanza di esperienza, un po' come è successo anche, e sottolineo anche, con più tratti di penna, con il Napoli di Sarri.
anche per mancanza di esperienza. Poi c'è stato anche dell'altro, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato. Guarda, nel caso del Napoli della stagione 87-88 non ho dubbi, perché ho parlato con tutti i calciatori. Sì, 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 anche io ho avuto diversi confronti. Si sono sciolti. Erano convinti di aver vinto. Ma poi erano cotti, sì, tensioni interne, rotture, litigi e soprattutto indisponibilità. Pensate che ad un certo punto nel famoso Napoli-Milan 2-3 si faceva fatica a fare il cambio, si faceva fatica a farne 11 nel secondo tempo, tanto che erano grossi i problemi. Nella stagione di Sarri le partite incriminate sono perlomeno 7. E non solo quelle giocate dal Napoli? No, quelle giocate dal Napoli furono vinte tutte praticamente dal Napoli, per meriti. Le altre 8 incriminate sono valse al Napoli la vittoria mancata dello scudetto. Una vittoria che il Napoli di Sarri avrebbe dovuto raggiungere con almeno 8 punti di vantaggio sulla Juventus. Te lo dico. Io ero a Torino quando il Napoli vinse col gol di Koulibaly e il Mix Zone sembrava il 2 novembre. Poi hanno serrato le fila e hanno risolto il problema. È così. Purtroppo è così. Al telefono, ultimo amico? No? Va bene, allora ci avviamo alla conclusione, staremo a vedere quale sarà la formazione che Rudy Garcia manderà in campo contro il Milan. Beh, io ho dei dubbi su Cajuste. Ma qualche ballottaggio c'è, sicuramente anche dietro, tra Mario Rui che ne ha giocate 2 di fila e Olivera che comunque si è disimpegnato bene quando è entrato, Ostigard ieri ha detto io sono pronto, già ho maturato la giusta esperienza. Beh, però penso che non ci sarà spazio per lui. E Rachmani Nathan, sì, per ora. Poi in mezzo al campo, sì, Cajuste ieri non... Però col Verona ha giocato bene. Chissà perché poi c'è stata un'evoluzione, se no chi metti al posto di Cajuste? Gioca Elmas. Però non è proprio la stessa cosa. Lo so, però sai, ci io sta, penso che parta con Cajuste e poi gli dia un'altra possibilità e poi magari per il resto credo che vedremo lo stesso Napoli visto a Berlino, forse potrebbe questa volta far partire dall'inizio Simeone. Potrebbe, perché è una questione di stanchezza, non perché sono cambiate le gerarchie, solo per una questione di stanchezza. Staremo a vedere. Vedremo. Grazie.